Allora, appena terminata la partita Palazzolo contro Siracusa, un risultato pirotecnico 3-3. Siamo con il presidente del Palazzolo, Graziano Cutrufo. Presidente, sei soddisfatto della squadra, una squadra giovane, la sua, contro il Siracusa che ancora aveva un obiettivo in ogni caso? Direi soddisfatto e dire poco. Oggi sono visto veramente i ragazzi dare l'anima. Secondo me è un risultato bugiardo, perché secondo me noi oggi potevamo anche vincere, perché se vedete, si vedono nei lights, noi siamo arrivati molto più volte in porta. Mi dispiace per il Siracusa, che aveva degli obiettivi, non so quali, perché la matematica oggi non si inventa. Un minimo di layout, un minimo. Ma devo dire anche che mi costa dirlo, e questo dal nostro Siracusa sono anni luce lontano, perché veramente oggi ho visto una squadra, la mia, organizzata, ben messa, un bel gioco, un bel fraseggio, un Siracusa spento, privo di idee, disorganizzato. Mi dispiace essere così duro, però onestamente io ero abituato ad altri Siracusa, non a questo. Parlo da siracusano, sì. Ma oggi sono felice perché proprio abbiamo fatto noi una grande partita contro una squadra, noi, perché noi giochiamo con tutti così, non perché è il Siracusa. Se voi guardate la distinta, c'era il portiere, già abbiamo schierato il portiere dal primo momento, un 2005, non so chi è che oggi in eccellenza fa giocare gli under così piccoli e li mette in evidenza. Quindi vi faccio i complimenti a tutti, dagli addetti ai lavori, a voi giornalisti, a tutti, perché veramente oggi abbiamo dimostrato di essere veramente un bel gruppo, al contrario del Siracusa Calcio, che ho visto dei ragazzi che erano con me irriconoscibili. Non so il fattore, mi dispiace, sicuramente sarò criticato per questo, ma il Siracusa nostro, dal Siracusa di oggi, è anni luce lontano. Grazie, complimenti al Palazzolo e al Siracusa per un futuro roseo. Presidente, lei ha detto ciò che pensa e questo l'ho sempre ammirato. Per questo, da questa partita e da questa stagione potrebbe partire, perché è la seconda stagione che giocate con i giovani, avete fatto un gran campionato, questo qui assolutamente tranquillo. Se da questo può partire il futuro del Palazzolo, per pensare molto più in alto. Allora, noi intanto abbiamo questo progetto dei giovani, e la piazza di Palazzolo, già l'eccellenza va benissimo secondo me. Appunto per questo io facevo i paragoni Siracusa di una volta con il Siracusa, mentre il Siracusa di una volta era sempre nei piani alti, diciamo, se non sempre il primo. Oggi vederlo lì è un po' brutto. Intanto ci godiamo questa vittoria, questo campionato che è anomalo, sperando che sto Covid finisca, tutto il macello che sta succedendo al mondo finisca e ci programmiamo. Però oggi anche a Palazzolo, oggi abbiamo dimostrato che siamo organizzati, perché oggi il risultato di oggi è un sintomo di organizzazione, anche con i piccoli. Arrivederci. Grazie, Presidente, grazie. Lele Catania, oggi amaro pareggio a Palazzolo, la nota lieta è che tu hai segnato una doppietta e quindi hai superato Ciccio Panitteri nella classifica dei bomber di sempre. Oggi una grande partita da parte tua, però resta questo rammarico per aver perso due punti. Sì, sono felice per il record, perché comunque è una cosa che ci tenevo a farlo, però tra le altre cose comunque siamo tristi, perché comunque questa è un'annata strana, un'annata dove con molte probabilità non faremo neanche playoff, quindi il rammarico è grande al di là di tutto. Quindi sono felice per il record, ma ero ritornato per cercare di fare qualcosa di importante comunque con tutta la squadra, quindi è una cosa che questa me la porto dietro. Hai segnato due bei gol, poi hai colpito anche un palo,
Ecco, lì praticamente hai tirato quasi a botta sicura, questione di centimetri e la palla poteva entrare e la partita magari poteva assumere un'altra fisionomia. Il calcio è così, un centimetro entra e un centimetro esce, quindi sono cose che succedono. Quindi ripeto, oggi era un'altra grande occasione che avevamo, non l'abbiamo presa, quindi le colpe sono nostre, dispiace per questo e quindi andiamo avanti. Cos'è che non ha funzionato secondo te in questo girone di ritorno? Avete fatto troppi pareggi anche contro squadre abbordabili, contro Via Grande, Santa Croce, oggi? Ma cosa non ha funzionato non lo so, perché altrimenti avremmo risolto, quindi è un'annata strana, è un'annata difficile, è un'annata che deve finire prima possibile, perché comunque Siracusa merita altro, quindi questa è la cosa che mi dispiace di più. Il tuo futuro, possiamo dire insomma che tu stai bene a Siracusa, fosse per te resteresti a Siracusa anche il prossimo anno, no? Ma che sto bene qui penso che ormai non c'è bisogno più neanche di dirlo, quindi andiamo avanti, vediamo quello che succede anche da parte mia, vediamo quello che voglio fare e poi dopo prendiamo una decisione. Siamo con mister Matarazzo, mister del Palazzolo Calcio. Allora, lunedì abbiamo parlato in trasmissione di questo Palazzolo dei giovani e oggi, carissimo mister, è stato confermato quanto di buono sta facendo la squadra in questo campionato. È la seconda stagione, ricordiamo, che fate con i giovani, con lei che fa la regia di questa squadra. Che ne pensa di questa partita? Se il pareggio è meritato da parte vostra? Ma intanto ringrazio tutti i ragazzi perché dal primo all'ultimo minuto hanno lottato come è giusto che sia. Sì, vero, noi abbiamo iniziato un progetto con Graziano l'anno scorso, stiamo continuando sempre con i giovani e speriamo di andare sempre avanti in questo, diciamo, percorso. Poi la partita per me è stata una partita giocata bella a viso aperto tra due squadre che diciamo che non hanno niente da dire al campionato, però in queste partite non conta la classifica. È stata innanzitutto una partita corretta perché non ho visto grossi contrasti oppure falli brutti, però ho visto una squadra, parlo della mia, che fino alla fine credeva nel risultato di fare almeno un risultato positivo e ci è riuscita, e questo è stato importante sia per noi, per i ragazzi, per il presidente Cutrufo che era presente, e sono felice. Mister, due tempi diversi, il primo tempo ad ampio raggio, aperto. Dopo mezz'ora addirittura si era sul 3-2, il Siracusa ha sfiorato il 4-2 alla fine del primo tempo, però il secondo tempo ho visto un Palazzolo quadrato che ha chiuso tutte le linee di passaggio e diciamo che alla fine il pareggio secondo me è il minimo, è giusto. Sì, sì, hai fatto un esame preciso della partita, perché è normale quando vai sotto qualcosina devi rischiare. Noi abbiamo rischiato e siamo stati premiati con il gol del pareggio. Poi è normale, non è facile lasciare fuori Magro, che è il nostro capitano, anche se giovane, ha 20 anni, però era fuori per infortunio. Abbiamo giocato ancora una volta con un portiere 2005, credo che forse siamo l'unica squadra, ma non da ora, già da 5-6 partite. Quindi siamo veramente felici della prestazione dei ragazzi. Mi ha impressionato, caro mister Diallo. Cosa ci fa in eccellenza questo gran ragazzo? Ma Diallo è un ragazzo veramente, il primo sembra ad arrivare e l'ultimo ad andare via. È un ragazzo che si allena bene, una persona seria. Sicuramente non ha avuto forse ancora oggi le fortune che tanti hanno trovato con dei vari procuratori, perché ormai il calcio si sa, i procuratori sono quelli che a volte fanno la differenza. Ma sicuramente è un ragazzo di categoria superiore, anche se dobbiamo dire che nel mercato di dicembre qualche squadra in Serie D ha bussato alle porte del Palazzolo. Ma Graziano ha detto che Diallo da Palazzolo non si muove e il ragazzo è rimasto con noi. Complimenti mister per questo lavoro, gran lavoro che sta facendo qui con i giovani a Palazzolo. Grazie per il complimento, speriamo di continuare così e dare delle soddisfazioni alla società. Grazie. Siamo con il grande attaccante del guineano Diallo. Oggi due gol, tanto gioco, veramente un gran giocatore abbiamo ammirato oggi. Allora Diallo, sei in una condizione fisica grande, cosa ne pensi di questa partita che magari a un certo punto si pensava anche di perderla in ogni caso? E siete riusciti a pareggiarla giocando benissimo. Sì, sì, per correggere un poco, sono un attaccante del Palazzolo Calcio, quindi lì siamo. La partita, diciamo, è andata bene.
potevamo anche portare i tre punti a casa, ma va bene anche così. I primi due gol li hai segnati nella prima mezz'ora, appena hai preso palla hai sfruttato la tua velocità nella difesa, hai piazzato due grandi gol. Il tuo futuro come lo vedi, Diallo? So che ti hanno cercato squadre di eccellenza, di Serie D, ma a Palazzolo si sta molto bene, no? Sì, da 3-4 anni che sono a Palazzolo, gente molto tranquilla, molto buona, mi hanno sempre trattato molto bene. Mi trovo bene a Palazzolo. E per il futuro, per ora finiamo il campionato e poi per il futuro si vedrà. Anche perché il futuro di Allo, qui si prevedono grandi cose in futuro, prevediamo, perché dopo due anni di giovani sicuramente il presidente Cutrufo, che è molto ambizioso, penserà al grande, penserà, facendo una grande squadra, di Allo per forza ne deve fare parte di questo progetto. Speriamo, vado d'accordo con tutti, con il mister, lo staff e il presidente, ormai mi conoscono, e questo ne parleremo quando finisce il campionato. Ultima cosa, Diallo, come si mangia a Palazzolo? Io vengo spesso a mangiare qua e c'è un mangiare bello, genuino in questa città. Sì, si mangia benissimo, è una città turistica, la gente ci viene soprattutto l'estate. Grazie Diallo e complimenti veramente. Grazie a voi. Allora, è finita da poco Palazzolo Siracusa 3-3, siamo con Nello Velasco, allenatore in seconda del Palazzolo, e Giuseppe Romano, collaboratore tecnico del Palazzolo. Allora mister, per allenare i giovani è più facile allenare i giovani oppure i giocatori già formati? Perché i giocatori del Palazzolo sono la maggior parte giovani e l'avete dimostrato oggi con il 2015 che era in porta. Allenare i giovani viene sempre facile perché magari vedendoti tu che sei uno un po' maturo di età, non dico anziano, sennò ti guarda, ti osserva, cerca di capire, spieghiamo le mosse tattiche, tecniche. Con un grande già il discorso può cambiare, non c'è bisogno di incoraggiarlo, di fare queste cose. Già il grande, se spieghi una posizione tecnico-tattica, già lo capisce e viene più facile. Certo. Allora Giuseppe Romano, lei di Siracusa, è contento che il Palazzolo ha fermato il Siracusa, no? Sì, sono contento perché era una partita che cui ci tenevamo tanto. Abbiamo fatto una bellissima partita che si poteva anche vincere. E abbiamo giocato bene, siamo usciti fino alla fine, abbiamo tenuto il campo. E siamo veramente contenti. Per noi è come se avessimo fatto una vittoria, diciamo, perché pareggiare con Siracusa, una squadra blasonata come Siracusa, che mi faccio tanti auguri perché meriterebbe altre categorie, però. Per il momento abbiamo giocato bene e ci siamo fatto la nostra bella partita, siamo contenti veramente. Mister Velasco, se si aspettava una stagione così bella per il Palazzolo, che vi state prendendo tantissime soddisfazioni, perché ricordiamo e ripetiamo, iniziare il campionato con dei ragazzini e giocarsela con squadre blasonate è una bella soddisfazione. Questo sì, noi siamo soddisfatti all'inizio con Beppe quando organizziamo di fare l'organigramma della squadra, abbiamo tante perplessità perché poi diciamo ci arriviamo a Natale, ci arriviamo a Carrello, ci arriviamo la Colomba e quindi è sempre una sfida. E quindi diciamo all'inizio è sempre con il punto interrogativo come viene la stagione poi a seguire. E posso riallacciarmi a Peppe Romano, diciamo che oggi si poteva vincere, si poteva anche perdere per carità, perché poi il pallone lo sai come basta un'azione, un frangente, già puoi prendere gol, però noi avevamo un ragazzino 2005 come hai detto te in porta, avevamo Nicolas Magro infortunato, Diallo, Staita fino a sabato avevano la febbre a 40, non so come stavano in piedi oggi, e quindi l'abbiamo affrontata sempre con la paura se duravano, se non duravano, poi alla fine è andato tutto bene, dai. Allora, Romano, Peppe Romano, il Palazzolo ha da anni
si vede a 360 gradi che è una vera famiglia. Quali sono gli ingredienti per creare il vostro contesto così familiare, così bello, che io già arrivato qui negli spogliatoi dopo la partita l'ho toccato per mano? Allora, sì, questo è vero, è una vera famiglia. Gli ingredienti sono molta, noi tutti e tre, più anche i ragazzi che gestiscono l'amministrazione, il campo, tutti, non siamo solo noi tre, Silvia, Marco, Peppe Di Pietro, tutti i ragazzi, tutti noi indistintamente, ci unisce intanto la passione che abbiamo per il calcio e poi l'umiltà e la dedizione che abbiamo per questa società e per questa squadra. Perché solamente con l'umiltà, la dedizione e tanto lavoro si possono riuscire a fare queste cose e a realizzare questi progetti. Ripeto, un progetto importante di giovani che speriamo di continuare, perché già in cantiere abbiamo altri giovani della Lieve e della Juniors che man mano stiamo inserendo nella prima squadra. Grazie Pepe Romano. Grazie a voi, buonasera. Grazie Nello Velasco. Grazie a voi, grazie, buona serata.